Nessuno prenderebbe per bufala che Hitler sia stato un feroce dittatore. È considerata verità storica. Ma se affermassimo che questo feroce dittatore era anche appassionato cinofilo, amante degli animali al punto tale da essere vegetariano, prenderemmo la notizia per bufala oppure no? E soprattutto metterebbe in crisi il nostro giudizio sul lato disumano di Adolf Hitler, accertando che questi lati umani siano veri? Se in un sito che parla di geoingegneria climatica, mostrando impianti quali l'ARP, il MUS, daremmo credito a questo sito perché parla di dati di fatto, ma se in questo stesso sito si affermasse che la teoria geocentrica è un complotto e che la Terra in realtà è piatta, come cambierebbe la nostra idea su quel sito, su quella fonte e sulle altre teorie del tutto plausibili e verosimili? Fermiamoci qui al momento. Sul contesto politico torniamo dopo. Siamo all'inizio del 2017 e argomento centrale per l'opinione pubblica è parlare di bufale, fact-checking, debunker, post-verità. Era il 2015 quando ho cercato di porre l'attenzione sul fenomeno bufala guardando alla sua matrice istituzionale e epistemologica, che riguarda cioè la ricerca della verità, delle informazioni, associandola alle autorità ufficiali. E lo feci, questo illustrandovi il fenomeno dell'ipse dixit. Gli esempi che vi ho fatto ora sono per mettervi un ulteriore pulce all'orecchio su un fenomeno che va oltre la bufala in sé, perché è in atto un vero e proprio processo di adulterazione delle informazioni in rete da parte delle autorità dell'informazione ufficiale, quella mainstream di radio, giornali, TV, che hanno capito di essere sempre più messi da parte dalla popolazione, che dà credito alla rete, e allora deve trovare il modo per screditare la rete stessa, renderla quantomeno antipatica. E pensate alla legge sui cookies dei siti di 2 anni fa circa, fatta proprio per questo proposito. Quanto meno antipatica e meglio ancora se fonte di informazione da panico. Vedi, Hitler con il lato umano, cinofilo e vegetariano, animalista. Vedi la terra piatta. Cosa si tenta di fare in pratica? Io lo definisco un complottismo all'odola. Si fanno girare in rete bufale allodola, che associano notizie platealmente false, ridicole, assurde, a notizie verosimili, ma scomode all'establishment, ossia i poteri forti istituzionali, il regime politico-finanziario con la sua informazione di massa mainstream. L'associazione, o transfer, o frame, che dir si voglia, a seconda del contesto, serve a screditare il tutto. Perché se una fonte cita falsità indiscutibili, come la Terra piatta, no? A fianco di verità discutibilissime, come la geoingegneria climatica, l'opinione pubblica, come quella italiana, poco abituata allo spirito critico e fortemente ancorata all'ipse dixit dell'ufficialità istituzionale, ebbene l'opinione pubblica rigetta tutto, rigetta la rete intera. E non solo. Si vuole indurre l'opinione pubblica così a ritenere giusto che sia l'istituzione ufficiale a ripulire la rete dalle falsità. È come se qualcuno si inventasse l'inferno per autoarrogarsi il diritto e dovere di decidere chi deve andarci e chi no. Ecco perché dobbiamo percepire come un'insidia questo tentativo di mistificare l'informazione libera di Internet e soprattutto dobbiamo difendercene, non cedendo mai alla paura di cercare con l'informazione libera stessa la verità. In Ipse Dixit 1.0 ho già spiegato come la bufala in sé sia pure funzionale alla ricerca della verità per un principio epistemologico di falsificabilità, richiamando a Popper. E a quei video rimando per non dilungarmi.
A fianco di Hitler e geoingegneria, voglio fare un altro esempio attuale, politico, perché la questione bufala e bufala allodola è solo ed esclusivamente politica e deve portare a identificare e riconoscere alla perfezione la differenza tra la politica con la P minuscola dei partiti, garanti proprio dei poteri finanziari che vogliono monopolizzare anche internet con questo complottismo allodola, e la politica con la P maiuscola dei cittadini liberi in quanto informati e formati, garanti di se stessi e quindi della collettività, e che sanno approfondire e gestire le bufale senza alcuna direzione scolastica. Allora, se vi dico che è una bufala che il Movimento 5 Stelle vuole fare un referendum per uscire dall'euro, mentre è assolutamente vero che il Movimento 5 Stelle vuole fare un referendum sull'uscita dall'euro. Ecco, notate una contraddizione in termini o cogliete con spirito critico la differenza, comprendendo il significato diverso delle due cose? Un referendum per uscire dall'euro e un referendum sull'uscita dall'euro. Il complottismo allodola politico, dunque, è quello che molti intellettuali di un certo spessore come Barnard, Messora, Bagnai, Povia, quindi accademici, artisti, professionisti che comunque campano direttamente o indirettamente grazie all'establishment, perché se non avessero l'establishment contro cui scagliarsi, non avrebbero forse neanche nulla da proporre, probabilmente. Ecco, secondo loro il Movimento 5 Stelle è solo un ammortizzatore sociale del populismo. Serve a smorzare una vera rivolta. Chissà cosa poi si intende per vera rivolta. Ma non si limitano però ad esprimere una legittima opinione sul Movimento 5 Stelle, no, lo attaccano, lo denigrano. Il Movimento 5 Stelle risulta fatto di ue bebeti, i portavoce sono buffoni, abboccafessi, utili idioti. Il complottismo allodola, in questo caso quindi sta nel fatto che usano motivazioni farlocche per far credere che siano buffoni, ue bebeti e tutto il resto. E un esempio limpido è la questione del referendum sull'euro. Il referendum per uscire dall'euro è una mossa da ebeti, secondo loro. Non serve, perché per uscire dall'euro serve un decreto legge. Allora, non hanno ancora capito che quello che propone il Movimento 5 Stelle è un referendum sull'uscita dell'euro, non per uscire dall'euro. Semplicemente il Movimento 5 Stelle dice: prima di ogni iniziativa governativa, per uscire dall'euro, deve venire il popolo, facciamolo esprimere. Facciamolo esprimere sull'uscita dell'euro. Ecco dunque i luminari intellettuali di scenari economici che denigrano i comuni cittadini entrati nelle istituzioni. E qual è la cosa più evidente? È che cercano ogni pretesto per screditare un avversario politico, già che anche loro hanno fondato un partito, un movimento allodola, e cercano di attrarre tutti gli elettori malcontenti del Movimento 5 Stelle. E questa è anche una grazia. È una grazia. Perché così tutti i super esperti di politica dentro il Movimento 5 Stelle, che altro non fanno che sputare sopra quello che loro non sono mai stati capaci di fare, ossia entrare nelle istituzioni fondando un movimento, troveranno finalmente la retta via per la via del retto. Concludendo, vedete come tutto sia sempre un gioco di potere. Le istituzioni ufficiali che sentono minacciato il proprio potere dall'informazione di liberi cittadini. Gli intellettuali ufficiali per qualche titolo di studio ufficiale si sentono minacciati dall'azione civica di liberi cittadini che ormai non credono più nemmeno nei titoli di studio, da quanto la rete sta stravolgendo tutto, educazione compresa. Occorrono sempre più approfondimenti, dunque. La rete è straordinaria per questo, porta la conoscenza sempre più in là, senza vincoli ufficiali. E pensare che in origine nacquero così le università. Universitas. Quasi 1.000 anni fa. Allora io sono partito dall'ipse dixit per arrivare alle bufale, e ora dalle bufale si arriva a scoprire una sorta di sindrome del primo della classe che affetta intere generazioni. Sindrome del primo della classe che è molto più di un complesso. E approfondiremo anche questo. In alto i cuori.